Buongiorno, io credo che valga molto il detto latino "repetita iuvant", e infatti ritorno sempre a ribadire la connessione tra tutto ciò che accade, che si riflette, io limito l'argomento a dire tutto è arte, perché tutto concorre a creare la mentalità dell'artista e del fruitore rispetto a un fenomeno socio-culturale quale l'arte. Ora, il discorso, per esempio, che viene condotto da un docente universitario, estremamente importante. Cioè, il docente dovrebbe sentire su di sé la responsabilità, se questa parola ha ancora corso nella contemporaneità, sentire la responsabilità del modo come educa e guida alla comprensione del reale, della realtà, dell'esistenza, di ciò che accade, il discente. Ora, se questo è vero, è altrettanto, è ancora più vero quando il docente scrive un libro. Parliamo di un docente di filosofia. Ora io vorrei fare un piccolo esempio perché sto leggendo un libro sul quale ritorneremo e forse ho già anche citato, di Maurizio Ferraris, Posverità ed altri enigmi. Ecco, questo libro. In questo libro Ferraris dice alcune cose che a me paiono corrette. Altre mi sembrano francamente, oltre che banali, concettualmente banali, affidate a un'argomentazione decettiva. Questa è la mia opinione. E per spiegare la ragione per cui ho questa convinzione, leggo un breve brano che a me pare estremamente significativo. Scrive Ferraris: "In effetti, Debord demonizza la società dello spettacolo quasi che uccidesse i bambini come il capitalismo ottocentesco. È un atteggiamento ricorrente nei confronti dei media che sembrano aver ereditato e sviato l'odio che si dovrebbe riservare a cose più pericolose, come nella battuta delle armi di distrazione di massa. Da una parte uno spettacolo, purché non di Hermann Nietzsche, bontà sua, poi preciseremo chi è costui, è più incruento di una battaglia. Dall'altra si vorrebbe dire distrazione di che? Di chi? Forse che i distratti, poniamo, da una soap opera si concentrerebbero altrimenti su questioni di calcolo infinitesimale? È molto più probabile che si precipiterebbero in Piazza Venezia a inneggiare l'entrata in guerra, dunque tanto meglio la distrazione che con il tempo può diventare critica, mentre l'alienazione comporta solo sfinimento.
Ora, questo breve brano, secondo me, è estremamente significativo, intanto del livello non eccelso di questo filosofo, mi spiace doverlo dire, perché le sue argomentazioni sono argomentazioni di una banalità estrema, e poi sono false, perché bontà sua salva Hermann Nietzsche. Hermann Nietzsche è un artista, insomma, è un sedicente artista svizzero, il quale presenta delle immagini di squartamento, di bestie appese, di sangue che cola, di situazioni estreme, no? Ma Hermann Nietzsche è diventato quello che è grazie ai media. Caro Ferraris, non è diventato facendo queste sue operazioni nel chiuso del suo studio, sono i media, anche in questo caso, ad averlo reso famoso. Perché per quanto un gallerista decida di presentare un artista come Nietzsche, lo presenta in una galleria dove vanno 10 persone. La vera cassa di risonanza sono i media, anche in questo caso. Questo tanto per chiarire. Cioè Nietzsche è uno degli esempi, se ne potrebbero fare decine. Ma soprattutto quando parla di distrazione, armi di distrazione di massa, Ferrari finge di ignora la storia, mi auguro volontariamente, cioè in malafede totale, penso, perché sono proprio i media che hanno incoraggiato Bush, che hanno anche in questo caso fatto da cassa di risonanza alle bugie, alle menzogne, agli artifici presentati da George Bush e da Tony Blair prima di attaccare l'Iraq. Quindi, se una notizia non viene data, la cosa a cui si riferisce non esiste. I personaggi, i più sgradevoli, acquistano visibilità attraverso i media. Non c'è altro modo. Quindi l'arma di distrazione di massa è effettivamente un'arma più pericolosa, perché può anche incoraggiare, avviare, giustificare la guerra. Non è necessario andare in piazza Venezia, perché in piazza Venezia si va chi è già convinto, e sicuramente che vadano o non vadano in piazza Venezia, quando c'era lì il Duce, avrebbe fatto comunque la guerra. Non è che aspettava che quelli di piazza Venezia gli dessero il via, aspettava che gli dessero il via i media, anche allora probabilmente, io non so perché non c'ero. Ecco. E poi parliamo della cosiddetta soap opera, oppure possiamo includere tutti i film, possiamo includere i filmetti, i telefilm, tutte queste cose, i giornali, quelle cose che scrivono. Questi formano la mentalità. Ma Ferraris, ma dove vivi? Ma prendi proprio le persone che consideri che siano tutti degli imbecilli, evidentemente. Perché questi giorni, questi filmetti, queste trasmissioni, rappresentano e motivano e creano e giustificano la volgarità che c'è nella nostra società, la mancanza di etica. Quando nei filmetti vedi insistere, a parte la violenza diffusa, ma poi anche il fatto, per esempio, l'ormai la, due lesbiche che si amano è all'ordine del giorno in prima serata, si baciano maschi, femmine, tutto quanto, sesso sfrenato, è in prima serata. Ti dirà, ma questo cosa non è grave? Nulla è grave, nulla è grave, ma questo non avviene in privato, avviene su televisione, avviene in televisione in prima serata. Violenza, sesso, droga, alcol e tutte queste cose che vengono alla fine presentate, cioè l'alcolista di solito viene sempre presentato come una vittima di se stesso, ma quindi c'è sempre la giustificazione sociale. Se voi fate caso, in televisione non c'è mai
dico mai, non dico una censura, ma quantomeno un rilievo, da dire, insomma, diamoci una regolata, come si suol dire, mai, mai, tutto accettabile. Qualunque cosa si dica e si faccia, i media lo propagano senza nessun accento critico, mai, caro Ferraris. Quindi la distrazione di massa è una realtà molto più micidiale, oserei quasi dire, di certe guerre. Perché le guerre sono riferite soltanto a un territorio, fanno vittime. Ma la distrazione di massa, la mancanza di critica sociale che un tempo veniva espresso anche dai media, oltre che dai libri, e dai docenti universitari, no, verrebbe da fare la battuta, anche i docenti universitari non sono più quelli di una volta, e scrivono così, mi pare ovvio. E quindi questo cosa comporta? E questo giustificazionismo diffuso, che ormai diventa sempre anche meno necessario, perché diventa tutto normalissimo. E quindi quando poi si crea il bullismo, la violenza, le cose, ci si stupisce. Magari gli stessi come Ferrari si stupiscono, diciamo, ma è una conseguenza. Ma come è possibile non capirlo? Quando io sento Cacciari che dice le sue stupidate mostruose in televisione, nei talk show, e non fa un minimo cenno di critica, e sono questa generazione qui che ha scatenato il 68 con il sesso, tutto il retro che abbiamo detto mille volte e sono stanco di ripeterlo, cioè che ha dato la stura a tutto il peggio che oggi vediamo nella società diffusa. E non è un'idea, perché effettivamente in questa società è difficile sostenere che si vive bene, è difficile sostenere che c'è un principio di onestà, di moralità, chiamiamola come vogliamo, è difficile sostenere che l'arte contemporanea rappresenti un apporto culturale di sensibilità e di riflessione, è difficile. E questa difficoltà nasce perché ci sono anche docenti universitari, sono tanti, che svolgono argomenti come questo di Ferrari, questo ridimensionamento. In fondo non c'è nulla di male. Personalmente io trovo volgare, sgradevole, per esempio, gli spettacoli della Clerici con i bambini. Perché questi bambini, se non avranno successo, quindi non entreranno nel mondo dello spettacolo, ed è molto improbabile che tutti abbiano successo, resteranno degli frustrati per tutta la vita. E questo è il discorso. E poi gli spettacoli ormai ci hanno abituato a una volgarità, come la pubblicità del resto. Ma queste sono cose importanti, non sono cose marginali, perché creano, come diceva Habermas, la pubblica opinione, il modo di pensare e quindi di agire delle persone. Come si fa a non capire questa elementare verità? A un certo punto, quando per esempio si comincia dalla scuola, su cui io ritorno sempre, si rimuovono tutte le difficoltà dei bambini, degli alunni dopo, degli universitari poi, ecco, la scuola è una fonte di educazione non solo per quello che insegna, ma anche per il sacrificio che impone in qualche misura. Abbiamo abolito il servizio militare. Servizio civile lo fa chi vuole e come vuole, probabilmente pagato. Quindi il livello medio della società, anche dei giovani che sono dei rammolliti nella gran parte, questa è una verità, non è questione di voler fare il chiliastra, non è questione di voler fare il moralista, insulto sommo. Se noi ci troviamo dei vecchi marpioni come Scalfari che vanno tuttora in televisione, non si regge in piedi
a continuare a sostenere le sue stupidaggini che cambia tutti i giorni. Questa è una realtà vera, no? Di questa mancanza assoluta di etica in questa nostra società. Perché se tutto è possibile, tutti fanno, se una cosa si può fare in base alla legge di Murphy, si fa. E questo è quanto. Quindi leggere dei brani banali come questo in un libro che vorrebbe essere di filosofia, certo non è una cosa che mette, che incoraggi molto, che susciti ottimismo. Però quelli che la leggono, la maggior parte dei ragazzi e non ragazzi che la leggono, forse non hanno un accentuato senso critico da rendersi conto delle stupidaggini che sono scritte lì. Li prendono come buone, dicono sì, effettivamente è meglio guardare una soap opera che andare in Piazza Venezia. Detta così, mi pare ovvia la cosa. Mi pare ovvia la cosa. Ma c'è tutto un risvolto, un'articolazione di pensiero e di comportamento che incide sulla mentalità in modo profondo e determinato. E come noi vediamo, non è che sia un'immaginazione o un'idea bislacca, è qualcosa che noi vediamo ogni giorno in tutte le città, in tutto il mondo. E questo è quanto. Quindi chi ha il dovere di educare dovrebbe avere anche la capacità, cosa di cui chiaramente viene il dubbio leggendo cose di questo genere. Cioè educare i giovani innanzitutto, i bambini innanzitutto, ad avere un senso di responsabilità civica, ad avere rispetto per se stessi e per gli altri, e così di seguito. E invece questo non avviene assolutamente. Tutto giustificato, tutto lecito, tutto va bene. E qui non è solo una questione di etichetta politica. Ormai questo vale in modo generalizzato. E il punto di riferimento, il punto di sviluppo di questo sfacelo sono appunto i media, televisione, cinema, giornali e quant'altro. E su internet, in pratica, si vede quello che gli altri media seminano, perché chi va in internet individualmente fa le cose che praticamente ha visto o comunque è stato indotto a fare guardando cinema e cose in televisione. Ecco, mi fermo qui, lascio a voi queste mie considerazioni se ritenete di soffermarvi per una riflessione. Buongiorno.